Mister Borrelli, il Vasto Marina torna a vincere e si dimostra bestia nera in casa. Sì, diciamo che anche l'obiettivo nostro è consolidare le nostre certezze, il nostro percorso in casa, quindi con applicazione, umiltà e attenzione e anche pazienza abbiamo portato a casa questo risultato contro una squadra che è storica della categoria e che comunque è sempre molto difficile giocarci contro. Un applauso a Ciafardini, autore di una doppietta. Certo, da un difensore non si aspetta di fare anche questo. No, ma Ciafa ha delle qualità incredibili, quindi alla fine bene lui, ma bene tutti i ragazzi. E un pensiero particolare a Di Gennaro, che rappresenta e incarna la società, sta qui con questi ragazzi, in questi colori da 7-8 anni. Identifica un po' anche lo spirito nostro, quindi per lavoro ci lascerà. Volevamo anche appunto festeggiare lui, ma soprattutto dirgli grazie, grazie per quanto in termini di impegno, volontà e abnegazione ha dato a questa società. Vittorio Palleschi, dirigente del Capistrello, secondo stop consecutivo per la vostra squadra, che succede? Sinceramente non lo so, è un periodo che va tutto male, al primo tiro in porta prendiamo gol, c'è qualcosa sicuramente da cambiare, sia a livello di staff tecnico a questo punto, sia a livello di calciatori, perché sinceramente vedere questo tipo di atteggiamenti in campo per noi della dirigenza non è accettabile. Oggi non abbiamo fatto nemmeno un tiro in porta, quindi sconfitta più che meritata. Mi ha penalizzato forse anche l'inferiorità numerica? Ma l'inferiorità numerica sì, sicuramente ci ha penalizzato, però non può essere una scusa questa.